Buongiorno Vincenzo Longo dalla sala operativa di GE. Borse europee in rialzo questa mattina, in scia i nuovi record messi a segno dai principali indici di Wall Street. Il consueto rally di Natale, quindi guidato dalle aspettative del passaggio della riforma fiscale statunitense, il cui voto alla Camera è atteso questo pomeriggio. Intanto non si arresta l'ondata di dati macro decisamente migliori delle attese. Ieri è toccato all'indice immobiliare NHB, che ha toccato il valore più alto da luglio 1999. Tornando in Europa invece questa mattina, l'indice IFO sulla fiducia delle imprese tedesche a dicembre è sceso leggermente rispetto ai massimi storici toccati a novembre, complice un peggioramento della lettura prospettica. Occorre precisare però che il dato odierno include gli sviluppi politici tedeschi dell'ultimo mese, mentre quello precedente non includeva il fallimento della coalizione giamaica. Tutto sommato è eccessivo parlare di delusione per questa figura. Si tratta di un semplice assestamento del dato. Sul fronte governativo negli USA il flattening continua a caratterizzare il segmento 2-10 anni, con i tassi a 10 anni che rimangono a ridosso della soglia del 2,40%. Quando mancano due giorni al voto in Catalogna, il partito pro-indipendenza insieme per la Catalogna di Charles Puigdemont è tornato a guidare i consensi con 28-29 seggi assegnati. In vantaggio invece il partito pro-Unione, Ciudadanos, con 32 seggi assegnati secondo il sondaggio di ieri sera. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buona giornata e buon trading!